adagio con il numero 6. Prima sconfitta stagionale, quanto ha pagato lo sforzo infrasettimanale secondo lei? No, ma non è colpa dello sforzo infrasettimanale. Io penso che oggi l'Arzanese ha disputato la migliore partita delle quattro, ha concesso poco all'avversario, ha costruito tanto. Diciamo che ci è mancato il gol e su qualche episodio siamo stati, diciamo, un po' sfortunati. Anche l'episodio del rigore è un po' dubbio, però abbiamo creato tanto e oggi abbiamo subito poco. Il nostro portiere ha fatto pochissime parate contro una squadra importante come l'Aquila. Io penso che l'Arzanese in questo oggi deve essere soltanto lodato per come ha giocato, per come ha lottato in campo, per come ha cercato il risultato fino alla fine, nonostante che eravamo in 10. Penso che ce lo meritavamo il pareggio, ma per quello che noi avevamo creato in campo. Un giudizio sul fallo commesso da Salvati, poi espulso, che ha determinato il calcio di rigore? Ma sai, io a me piace parlare poco degli episodi, mi piace accettare il risultato del campo, logicamente ho qualche dubbio, però purtroppo il calcio è questo, lo subiamo e accettiamo il risultato del campo. Però oggi la mia Arzanese ha fatto una grande partita, si è confrontato contro una grande squadra e penso che abbiamo giocato alla pari e sono un po' con un gradino superiore all'altra squadra, però purtroppo il calcio è fatto anche di episodi che oggi, in quest'oggi, gli episodi ci sono stati negativi. Domenica c'è il derby contro la Frattese, con che spirito arriva l'Arzanese? Ma sempre con lo stesso spirito, questo sicuramente non ci scalfirà nel nostro morale, anzi ci darà forza perché abbiamo subito una sconfitta e che ci farà sicuramente dare qualcosa di più a livello mentale.